Siamo a Katowice, in Polonia, alla COP24, dove ovviamente si discute di cambiamento climatico, e il nostro commissario europeo Cagnete si vanta e sta propagandando il fatto che per il 2050 noi raggiungeremo la neutralità del carbonio. Il direttore però della DG Clima dichiara che per arrivare a questo obiettivo i CCS sono imprescindibili. I CCS sono praticamente i sistemi che catturano l'anidride carbonica e la immagazzinano da qualche parte sottoterra. Attualmente gli impianti che fanno questo tipo di lavoro nel mondo sono veramente poche decine, e il report che è uscito da poco sulla gap emission, cioè sulla differenza in qualche modo fra gli obiettivi che dovremmo raggiungere e quello che stiamo facendo, dice che in realtà il gap è ancora più alto, cioè la differenza è ancora più ampia. Perché? Perché stiamo cominciando a togliere da, diciamo, le nostre previsioni il contributo che questi CCS possono dare. L'IPCC, che è il panel di scienziati che studia il clima e che ha avuto il premio Nobel nel 2007, dice che dovremmo fare di più, e sono preoccupati del fatto proprio che il contributo che veniva considerato in qualche modo del CCS non dia poi i risultati sperati, proprio perché ovviamente è una tecnologia che è ancora molto indietro, che è appena iniziata e che non si sa che tipo di risultati potrebbe avere. Noi su questo già dopo Parigi, dopo la COP21, avevamo interrogato il commissario Cagnete, gli avevamo chiesto almeno a livello europeo di dirci qual è il contributo di queste tecnologie, cosa pensavano loro per raggiungere risultati al 2050, e la risposta è stata che il contributo di queste tecnologie al 2050 sarebbe stato fra il 7 e il 15%. Oggi, appunto, le cose che vi ho detto e le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare che probabilmente questi valori sono troppo alti e non ci arriveremo mai allo stato attuale dello sviluppo di questa tecnologia. Quindi in questi giorni abbiamo di nuovo interrogato la Commissione europea per chiedere di risponderci esattamente qual è la situazione e cosa pensano loro alla luce dei nuovi risultati di quello che sta succedendo e della discussione che è in corso su queste tecnologie. Appena avremo la risposta ve lo faremo sapere, vi terremo aggiornati, perché è un punto molto importante di discussione nella lotta al cambiamento climatico.